Buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Ciao ciao. Ciao Giacomo. Ciao Roberto. Se il sindaco vuole possiamo iniziare. Cazzo, compleanno di mia figlia. Ti sei scordato. Grande. Microfono aperto. Pomeriggio, segretario, possiamo cominciare? Sì, quando vuole sindaco. Bene. Merola. Appello. Evangelisti. Presente. Ferri. Presente. Nudi. Presente. Lelli. Lo vedo ma non lo sento. Presente. Ah bene. Lembi. Presente. Mengoli. Presente. Monesi. Presente. Palumbo. Presente. Persiano. Presente. Ruscigno. Presente. Santi. Presente. Santoni e Seta sono giustificati. Tinti. Bene. Veronesi. Presente. Il numero legale è raggiunto, la seduta è valida. Bene, grazie. Scrutatori Mengoli, Evangelisti e Palumbo. Segretario, c'è da approvare il verbale? Sì. Bene, allora se non ci sono osservazioni, metto in votazione dopo l'approvato il verbale della seduta precedente. Che dichiarazioni ci sono? Allora, dichiarazione di inizio seduta. Dichiarazione di inizio seduta del consigliere Mengoli. Prego. Sì, grazie sindaco. Lupi e animali selvatici. Colleghe e colleghi consiglieri, nel consiglio scorso il consigliere delegato Persiano ci ha spiegato che i lupi godono di una protezione nazionale ed europea e non si possono catturare o abbattere e quindi possono tranquillamente scorazzare anche in pianura. Il caso ha voluto che due giorni dopo le dichiarazioni di Persiano, in Val d'Aosta è stata approvata una legge regionale per il contenimento dei lupi. Nella comunità europea abbiamo l'Estonia che ha autorizzato l'abbattimento del 50% di questi animali. Abbattimenti sono autorizzati sotto varie forme in Francia, Svezia, Romania, Bulgaria, Finlandia, Slovenia, Croazia, Slovacchia, Lettonia. In Spagna forse sospendono, ma al momento attuale ancora abbattono. Altri stati europei dove si abbatte sono Svizzera, Macedonia e Serbia. Ho detto questo semplicemente per correttezza dei dati. Ritengo inoltre che, come emerso anche dalla relazione tenuta in udienza conoscitiva dal dottor Ricci, la nostra montagna stia subendo un enorme danno ambientale causato dall'enorme presenza di ungulati. E ritengo inoltre che, sempre sui nostri monti, le recinzioni attorno alle coltivazioni agricole installate in difesa da questi animali siano uno scempio e diano dei risultati discutibili.
Detto questo, ritengo che la presenza di lupi e di ungulati non sia accettabile in pianura, per svariati motivi di sicurezza e per la salvaguardia delle produzioni agricole. Bisogna evitarlo con ogni mezzo, compresi gli abbattimenti anche in autodifesa. Siamo già in forte difficoltà nel tentare di contenere le nutrie, non ci possiamo permettere l'arrivo anche di questi altri animali. Come auspicato in un comunicato stampa alcuni giorni fa dal consigliere delegato Persiano, la Regione riconsideri il piano faunistico e, aggiungo io, la politica sia più lungimirante nel prevenire certi disastri. Concludo nel ringraziare pure io il Corpo di Polizia Metropolitana, gli uffici e il consigliere delegato Persiano, perché, pur in forte difficoltà a causa dell'attuale normativa, riconosco il loro impegno nel tentativo di limitare al massimo i problemi arrecati dalla fauna selvatica. Io nella mia esperienza lavorativa sono a contatto con allevatori di varie province e ho potuto constatare di persona il grande impegno profuso dei nostri agenti di Polizia Metropolitana e dai relativi uffici. Grazie, ho finito. Grazie. Dichiarazione di apertura, consigliera Marta Evangelisti, prego. Non si sente, consigliera? Si sente ora? Sì. Sì, ora sì. Dicevo, grazie sindaco, grazie. Ho due interventi di apertura, procederei allora con il secondo andando di seguito all'argomento trattato dal consigliere delegato Mengoli, che è pressoché lo stesso. E il mio è un appello che rivolgo a lei sindaco ancora una volta, è accaduto più volte in questi anni di mandato, perché prenda appunto in seria considerazione il problema della fauna selvatica nel territorio di tutta la provincia bolognese. Si tratta di un fenomeno che oggi purtroppo non riguarda solo la zona appenninica, ma sempre più spesso la pianura fino al perimetro cittadino. Proprio lo scorso anno, me lo ha ricordato oggi Facebook, per una strana coincidenza, la stampa raccoglieva un mio appello a seguito di un incidente occorso a Casalecchio dove un cinghiale ha travolto rovinosamente un'auto nel pieno centro di cittadino. Pochi giorni prima alcuni esemplari di questi animali avevano invaso la pista ciclabile. Come dire, appunto, gli anni passano ma i problemi restano. Molti sono stati gli episodi successivi, località Cicogna nel comune di San Lazzaro, nella Complanare nei pressi di Ozzano per quanto riguarda i cinghiali, ma molti altri sono stati gli episodi che hanno riguardato daini, caprioli, cervi, le cui differenze appunto ai competenti referenti metropolitani sono certamente note, e abbiamo visto di recente anche i fatti di cronaca, purtroppo anche mortali, fatti su cui ovviamente nessuno vuole speculare, ma a cui non si può non attribuire il giusto peso. Perché, vede sindaco, qui nessuno è affetto da alcuna sindrome, tantomeno quella da dichiarazione precoce. Forse altri soffrono di patologie precoci, perlomeno io questa no. Si cerca qui non di fare disinformazione, ma di sottoporre problemi territoriali al fine di addivenire alla loro risoluzione, compatibilmente certo alle possibilità, o almeno però auspicando che ciò possa accadere, assolvendo appunto con l'attività di denuncia, di controllo e di sindacato ispettivo ciò che l'opposizione è chiamata a fare, visto che nei nostri banchi al momento non possiamo fare altro, certo nei modi dovuti. E quindi mi permetto di rimandare al mittente l'affermazione comunicati scritti con poca competenza. Tale disinformazione sia intenzionale e perseguibile per procurato allarme nei confronti degli anonimi avvistatori o cittadini, ma risulta deplorevole se propagata da figure istituzionali. Non credo che le informazioni siano distorte quando attengono fatti, quindi reali accadimenti, e non siano elucubrazioni. Arriva dall'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale, l'unica rilevazione italiana sugli incidenti stradali con animali. È una
rilevazione del 2020 vede 157 incidenti significativi e l'osservatorio considera soltanto quelli con persone ferite o decedute, con il coinvolgimento di animali. Sono 164 nel 2019, nei quali 16 persone sono morte e quasi altrettante sono rimaste ferite. 151 sono avvenuti sulla rete ordinaria e 6 sulle autostrade. Al primo posto degli incidenti gravi con investimenti di animali c'è la Lombardia con 17 sinistri e segue l'Emilia-Romagna con 15 e poi altre regioni. Sul sito della regione Emilia-Romagna gli incidenti con animali risalgono alla rilevazione degli anni 2012-2017. Seguono poi in questa analisi consigli in merito all'adozione di misure sulle infrastrutture, di cui qui non sto a dare atto perché certamente appunto ci sono altri più preparati, più periti, più studiosi della sottoscritta che avranno già consultato tutti i siti ministeriali come mi è stato consigliato e come chi come me si vuole deve fare quando si vuole interessare questi temi. E a proposito di questa affermazione consiglio la lettura di una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza 21, che offre spunti interessanti in materia di gestione della fauna selvatica da parte degli enti. Si pronuncia rispetto alla legge della regione toscana che per alcuni aspetti è molto simile alla nostra e soprattutto offre qualche spunto interessante su come avvalersi dell'ausilio del personale competente ma non istituzionale e questo potrebbe preservare l'utilizzo del valente ma esiguo corpo della polizia provinciale non chiedendo loro magari uno sforzo H24 e anche forse con riduzioni degli esborsi economici dell'ente e forse invece di parlare appunto di disinformazione intenzionale magari si sbaglia, magari ci può essere una parola non corretta ma mai intenzionale, bisognerebbe dai banchi della maggioranza darla l'informazione, soprattutto in ordine a che cosa si è fatto. E questo appunto il compito della maggioranza, credo, quello di fare, non di autoelogiarsi, certo farlo quando vi è motivo, ma poi non di demandare ad altri sempre il problema, perché quando vuole la città metropolitana, anche in materie in cui non ha competenza, quando vuole diventa diciamo soggetto a cui vengono delegate queste competenze e lo abbiamo visto appunto in alcuni casi anche in materia di caccia e di gestione della fauna selvatica. E quindi sindaco, e vado a concludere, io non credo vi sia nulla di deplorevole se nella mia veste istituzionale ho raccolto le istanze che mi sono state rivolte dal territorio, anche quando riguardavano specie animali che tutti noi fin dalla scuola materna, da quando abbiamo ascoltato la favola di Cappuccetto Rosso, abbiamo appreso a essere particolarmente protette. Magari potremmo anche pensare di fargli fare una fine diversa a quel lupo e ci potremmo occupare di questo forse. Ovviamente è una provocazione perché nei comunicati usciti, almeno da questi banchi, in città metropolitana non si è mai parlato di abbattimento di questa specie. Si è parlato di avvistamenti, si è parlato di valutare la possibilità di allontanamenti. Si è parlato di esemplari ibridi facendo riferimento appunto anche ad uno studio della Università Sapienza, uno studio che è stato pubblicato in un articolo uscito sulla stampa, in cui appunto allora l'allora ministro Costa fu lui a domandare se ad aggredire appunto i capi di bestiame agli allevatori fossero davvero lupi veri o ibridi e questo era un aspetto di quel comunicato, non quindi di lupi vegani perché non abbiamo la presunzione di creare nuove specie, ma di danni agli allevatori e anche agli agricoltori, di questo sì abbiamo parlato, perché questi animali spesso per entrare nei territori, nei recinti, determinano appunto danneggiamenti e non deve passare tutto per normalità, perché le persone hanno diritto di lavorare con serenità, i cittadini di non rischiare per la loro incolumità a piedi e in auto, e questo non è allarmismo, questo è prendere atto di ciò che alcune volte accade. La salute va tutelata dalla presenza di questi animali nei giardini pubblici e anche nei boschi, ove le infestazioni di parassiti sono aumentati
e anche questi animali a loro volta hanno il diritto, riconosciuto peraltro loro per legge, di vivere, magari di vivere nelle aree loro confacenti. E quindi sempre nella mia veste istituzionale ho domandato che cosa fosse stato risposto in loco, ad esempio nel Consiglio di Calderara, comune oggetto di avvistamento, dove il capogruppo di Fratelli d'Italia, evidentemente non un ignorantone come la sottoscritta, non un mistificatore, non un agitatore di folle da creare scollamento verso l'azione dei corpi di polizia e quant'altro, è riuscito ad ottenere una risposta proprio dal suo sindaco. E pensi, sindaco metropolitano, che quel sindaco ha parlato proprio di un rapporto che gli è stato fornito dalle guardie provinciali. A questo consigliere comunale sono state fornite tutte le informazioni del caso, si è ritenuto soddisfatto della risposta ed ha pure elogiato il lavoro delle guardie provinciali. Per tutto questo, sindaco, nell'auspicio che voglia cogliere il senso di questo appello, che non è certamente quello di inventarsi attribuzioni di leggi inesistenti, qualcuno l'ha fatto, io no, ma semplicemente di attivarsi almeno per spronare la regione finalmente, seriamente, attivamente, coinvolgendo anche il ministero e magari la conferenza Stato-Regioni, essendo questa problematica non certo e non soltanto propria della nostra provincia e presente solo nel nostro territorio. Grazie. Se posso, vado di seguito anche col secondo intervento. Prego. Grazie, sindaco. Il secondo intervento riguarda terra ed acqua. Avrei voluto titolarlo esempio di come le economie di scala non funzionano. A seguito della mancata approvazione del bilancio 2020-2022, l'Unione Terre d'Acqua è stata commissariata, l'abbiamo già ricordato molte volte. Sono stati successivamente nominati due commissari e un subcommissario, in quanto sembrava servissero competenze specifiche per risolvere quella sorta di pandemonio. E già così ci sarebbe da preoccuparsi, atteso che queste professionalità ovviamente hanno appunto un costo e questo costo qualcuno lo deve sopportare. A distanza però di diversi mesi la situazione pare ancora difficoltosa, nonostante appunto l'impegno di coloro che sono stati chiamati alla risoluzione della problematica, ovvero comprendere la natura di questi bilanci, che cosa era successo e forse giungere alla loro approvazione. Ad oggi risulta approvato il solo bilancio 2020-2022, non è stato approvato il rendiconto 2019, quindi l'atto che precede, e il bilancio 2021-2023 deve essere approvato, sembra, nel mese di maggio. Il bilancio di previsione presentato ai sindaci pare contenga, è stato definito un'esplosione di costi e pare appunto che la stessa gestione commissariale abbia decretato la non sostenibilità di costi e benefici di tutti i servizi, in particolare del servizio di polizia municipale. E questo a prescindere appunto dalla fuoriuscita di due comuni. Perché accade questo? Accade appunto che quando i comuni non capiscono, cioè capiscono che il costo da far pagare ai loro cittadini sarebbe troppo gravoso, spesso decidono di metterci la faccia e, partito o non partito, scelgono di starne fuori. Poi c'è chi riesce a starne fuori anche con il placet del partito, avendo comunque le stesse opportunità e riconoscimenti da parte degli enti sovraordinati e del partito di riferimento, come dimostrano, tranne appunto, come vedremo dopo, per il fondo perequativo, le correnti nanniane e isabelliane. Perché occorre ricordare che non è che nelle altre unioni i servizi funzionino proprio meglio e che le economie di scala appunto si siano rispettate. Insomma, posso dire, perché ero presente, che quel famoso ammonimento che Simonetta Saliera pronunciò in Appennino, che recitava "chi sta in unione avrà, chi starà fuori non avrà", non sembra proprio che abbia trovato compimento. Un attento osservatore, infatti Metropoli Strategiche, magari ci potrebbe dire qualcosa in più, non potrà non constatare come in altre vi siano comuni che, a seconda della singola convenienza, decidono di far rientrare le loro funzioni gestendole o singolarmente oppure su una scala territoriale più piccola. Il servizio di polizia locale, ad esempio, trova nella dimensione più contenuta un servizio più prossimo ai cittadini e costi minori solitamente. E allora, sindaco, e concludo davvero, come più volte ho rappresentato alla sua attenzione, meglio sarebbe che prima della fine del mandato la città metropolitana che lei rappresenta si facesse davvero carico di formulare, attraverso le proprie elevate competenze,
che buone pratiche hanno saputo portare anche sui tavoli nazionali una proposta seria di riordino che dia davvero potere e risorse alle province ed elimini assurde forme di riordino, quali quelle appunto delle fusioni delle unioni. Ci sono funzioni che proprio la stessa provincia potrebbe svolgere nella sua forma federativa per i comuni, penso al sociale, alla cultura, al turismo e anche alla centrale di committenza che in alcune unioni ha tempi biblici, mentre si potrebbe lasciare ai comuni, grandi o piccoli, di decidere come gestire le altre funzioni essenziali nel rispetto della loro conoscenza, del loro territorio e dei loro cittadini. E ho apprezzato che oggi in commissione qualcuno abbia, della maggioranza, abbia appunto auspicato. Consigliera, concluda, è scaduto il tempo. Posso concludere o... No, è scaduto il tempo. Grazie. Bene, grazie. Adesso abbiamo una comunicazione del consigliere Persiano. Prego. Grazie, grazie signor Sindaco. Visto anche i recenti avvenimenti, mi corre l'obbligo di intervenire innanzitutto per ribadire insomma, le condoglianze e la vicinanza della signora che ha perso la vita nell'incidente di qualche giorno fa. Lo faccio adesso in sede istituzionale perché penso sia importante partire da qui. La vittima si chiama Erika Franchini e anche un augurio di pronta guarigione alla sorella ferita nell'incidente, ma soffrita soprattutto dal punto di vista psicologico, avendo dovuto assistere al tragico evento. Mi corre l'obbligo anche di sottolineare che la Polizia Provinciale o la Polizia Locale della Città Metropolitana, per dirla meglio, è impegnata da sempre in questo mandato, almeno da quanto io ho la delega e posso osservarli da vicino, in una faticosa operazione di contenimento degli ungulati e di altri animali selvatici. Oltre che sindacato ispettivo, spesso dovremmo fare la fatica di studiare dove sono le competenze di questo ente e dove non sono le competenze. I coadiuttori, si chiamano così, non li scopriamo in Regione Toscana, ne abbiamo tantissimi nell'area metropolitana di Bologna. Quest'anno abbiamo avuto un'emergenza nutrie, abbiamo formato in piena pandemia 200 volontari, un numero mai raggiunto prima anche fuori dalla pandemia, proprio perché sappiamo quali strumenti utilizzare e ci mettiamo all'opera per utilizzarli. E quindi abbiamo adesso già firmato 250 fogli di autorizzazione, si chiamano così, per l'abbattimento delle nutrie e cerchiamo di dare una mano il più possibile all'abbattimento dei cinghiali anche in zone dove ci dovrebbero dare una mano più proficua i vari ATC. È chiaro che io voglio ringraziare anche il sollecito del collega Mengoli, non mi sono inventato nessuna legge, continua la convenzione di Berna in essere, penso che per distrazione forse si è saltata una frase che voglio rileggere: in Italia esiste una specie per cui la tutela siano state investite più risorse per la sua conservazione ed è finalizzata, attenzione, ad accrescere la presenza fino al raggiungimento di una popolazione minima vitale. Allora, popolazione minima vitale in Italia non c'è, anche se c'è un censimento avviato proprio a dicembre 2020 e quindi questo la Convenzione di Berna prevede per evitare l'estinzione, quello di un raggiungimento di una popolazione minima vitale. Magari negli altri stati è stata già raggiunta e ampiamente superata, questo non significa che ci sia una legge che li protegge. Una legge nazionale che protegge anche gli esemplari in Italia, la Val d'Aosta, voglio ricordare a tutti che è una regione a ordinamento autonomo e che si avvale di alcune peculiarità circa le materie di legiferazione propria. In ogni caso, quella stessa legge, basta studiare un po', non è stata approvata, ma comunque deve passare la
l'approvazione di... Chiedo scusa, però sta rispondendo ad un intervento di apertura, questa non è una comunicazione, io non voglio interrompere e nemmeno ho provato a alzare la mano. Chiedo scusa, sto parlando... Chiedo rispetto del regolamento. Posso fare una... Sto parlando del lupo, non sto parlando di quello che ha detto lei. Chiedo un attimo rispetto istituzionale di quando uno parla, cortesemente. Tra l'altro stavo parlando di quello che mi aveva anticipato il collega Mengoli sulla appunto sulla legge che prevede la Valle d'Aosta, che comunque all'oggi deve essere ancora approvata e vagliata da ISPRA e dal MITE. In conseguenza anche a quello che è successo con il Capriolo, ho sollecitato anche l'attivazione di più piani di controllo, perché abbattere gli animali fuori dalla caccia è un tema delicato, è un tema di anche ordinamento penale, quindi noi siamo a piena disposizione per aumentare i numeri di abbattimenti se ce ne fosse richiesto da parte di chi ne ha le competenze. Mi dispiace queste sempre reazioni scomposte, come se ci fossimo sempre in una campagna elettorale permanente, e i dati della regione, se sono fermi, non è questo l'ente che deve aumentarli. Purtroppo siamo solo consiglieri metropolitani, anche se mi sta rispondendo. Posso? È scaduto il tempo. Posso? Se non vengo interrotto, avrei già finito, segretario. Io posso dire nel mio intervento quello che ritengo opportuno, e chiedo di rivolgersi agli enti, di studiare quali sono le competenze prima di parlare, di fare comunicati stampa per dichiarazioni precoci, e in quel caso o interrogare gli enti preposti. Grazie. Bene, prendo atto che è un contributo importante che possiamo dare da qui a fine mandato, e cambiare questo regolamento, perché la modalità è assolutamente inadeguata. Questo è il mio sincero parere. Detto questo, passiamo alle delibere. Alla prima delibera è quella del consigliere Monesi sul tema perequazione fondo metropolitano. Prego, consigliere Monesi, immagino non ci sia l'immediata esigibilità. Grazie. Sì, confermo che c'è un'immediata eseguibilità. Diciamo che oggi arriviamo senza dare enfasi alla questione, ma solo per sottolinearlo, ad un completamento di quanto abbiamo fatto per approvare il piano territoriale metropolitano e di conseguenza l'accordo territoriale con la Regione Emilia-Romagna, e oggi il regolamento per la gestione del fondo perequativo metropolitano. Fondo che ricorderete, e ricordo a tutti, è un elemento innovativo della legge, ma ancor più innovativo è riuscire a mettere in pratica come Città Metropolitana e Comuni del territorio sono riusciti a fare nel condividere questo regolamento. È un regolamento, lo dico fin da subito, che potrà e dovrà, semmai attraverso un monitoraggio del suo funzionamento, essere adeguato e rivisto a seguito di quanto può mettere in luce di criticità o anche attraverso le positività che può esprimere. Detto questo, quindi, credo che sia importante l'appuntamento di oggi, appunto per riuscire poi a rendere del tutto operativo, con le garanzie necessarie per i territori, questo regolamento del fondo e il fondo stesso. Diciamo che questa versione è frutto di una ulteriore elaborazione compiuta insieme alle unioni dei comuni, che hanno appunto prodotto suggerimenti, consigli, osservazioni. E ribadisco, pur essendo stato così ampiamente approfondito,
però allo stesso modo solo la pratica ce ne darà piena consapevolezza di quanto possa o non possa funzionare al 100%. Detto questo, quindi, per entrare nel merito delle proposte, voi avete avuto il materiale, avete avuto l'ultima versione del regolamento che comprende anche quelle due, quei due aggiornamenti dell'ultimo minuto, che sono appunto la modifica dell'articolo 2 per la parte che riguardava l'estrinsecazione dei commi. Quindi abbiamo chiuso, come vi ho già raccontato a chi era in commissione, abbiamo chiuso dicendo solo articolo 51 e togliendo i commi che li sono riportati, mentre per quanto riguarda l'articolo 8 abbiamo puntualizzato che la commissione viene non più definita valutativa, ma definita commissione di commissione per la preposta alla valutazione dell'ammissibilità preposta alla valutazione delle ammissibilità delle proposte. E niente, quindi credo che tutto questo lavoro è stato fatto anche per, come dire, consolidare il ruolo delle unioni, anche se più forte di tanto, però è un significato anche questo di carattere politico. Abbiamo sostanzialmente cercato di essere il più coerenti possibile con le politiche che questo ente ha prestato in termini di valutazione delle unioni come elemento di interlocuzione prioritario. E credo, e finisco per non dilungarmi oltre, visto che anche in commissione abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente, credo che con questo regolamento possiamo dire concluso un percorso che però da questo momento parte ed è anche esso stesso soggetto delle valutazioni che dovremo fare con attenzione. Grazie consigliere, aperta la discussione, chi intende intervenire? Che evangelisti che ha alzato la mano, Virginia. Bene. Grazie sindaco, era la mano ancora alzata da prima perché ero curiosa di sapere a quale articolo del regolamento faceva riferimento la comunicazione del consigliere Persiano, ma studierò, perché appunto chi sa dice di non sapere, chi non sa dice sempre agli altri di studiare, io studierò e lo farò. In merito invece al regolamento del fondo perequativo, come già ho espresso in commissione, ho apprezzato alcune modifiche, in particolare quella relativa appunto al 5% attribuito al fondo di progettazione. Ho preso atto appunto dalla lettura del regolamento come si dia privilegio e valore ai progetti sovracomunali, in particolare a quelli delle unioni, e vengano appunto ammessi quelli dei singoli comuni soltanto se hanno una valenza sovracomunale. Mi permetto di dire che la vedo molto dura la possibilità per i comuni che stanno al di fuori delle unioni di vedere così finanziati i loro progetti. D'altro canto il tema delle unioni pare essere ricorrente, ne abbiamo dibattuto molto anche prima in commissione, e allora rimane sempre la mia perplessità, per cui in questo caso, e mi viene da dire forse perché
ricadrà anche sul comune, insomma, in cui io sono amministratore sempre di maggioranza, i comuni che stanno fuori dall'Unione saranno penalizzati, non altrettanto però la stessa, diciamo, misura non viene applicata quando la valutazione sia invece una valutazione più politica. E allora appunto bisognerebbe, come ho detto prima, decidersi su che cosa, su quale sia appunto il metro, la misura da utilizzare nei confronti dei comuni che stanno al di fuori delle unioni o di quale sia appunto la veste di queste unioni. Faccio anche la dichiarazione di voto e, coerentemente con i voti sino ad ora espressi, il mio voto sarà di astensione. Grazie. Chi intende intervenire? Ci sono dichiarazioni? Mengoli a tutto. Mengoli, prego. Non la sentiamo. Lorenzo. Il microfono, sì, scusate. Io volevo dire che il fondo perequativo a me piace molto come idea. Mi piace anche la percentuale del 50%. Ho sollevato un paio di, a mio avviso, di criticità nelle modifiche a questo regolamento in commissione. Questo però non toglie che il mio voto sarà favorevole. Concludo qua, grazie. Grazie consigliere Mengoli. Ci sono altre richieste di intervento? Ci sono dichiarazioni di voto? Erika Seta. Bene. Ho fatto una richiesta di intervento. Allora, oggi abbiamo parlato a lungo in commissione di questo regolamento e del ruolo delle unioni, sul quale io ho espresso delle perplessità che ribadisco. È vero che le unioni possono avere una ratio all'interno di questo regolamento, nel senso che i progetti che sono sovraterritoriali, per cui sovracomunali, possono avere una maggiore condivisione, un maggiore interesse per una pluralità di territori. Però è anche vero che il citare le unioni in questo regolamento, come in altri atti che abbiamo visto, è di fatto una scelta puramente politica. In quanto l'esempio che è più lampante è quando i comuni decidono di partecipare a un bando o fare un progetto che abbia una caratteristica sovracomunale e basta di fatto poi una pista ciclabile che unisca più comuni e già abbiamo la caratteristica della sovraterritorialità applicata. Per cui di fatto mi lascia un po' perplessa, se ne posso capire la ratio politica, però dal punto di vista sempre politico condanno questa scelta di porre il concetto delle unioni come criterio diciamo prevalente e predominante. Peraltro mi lascia molto perplessa anche la spiegazione che è stata data in commissione sull'emendamento tra ammissibilità e valutazione, quello a cui faceva riferimento il consigliere Monesi nella sua illustrazione. Mi lascia molto perplessa perché se variando il termine varia il concetto, la parola in questo caso ha un peso specifico notevolmente diverso nell'applicazione pratica e quando si dice che alla politica viene lasciata la decisione ultima, se è vero che il Consiglio è sovrano è altrettanto vero che questa frase è un po' sibillina, perché lasciare una decisione alla politica può fare sorgere il dubbio che di fatto la politica ponga un suo potere decisionale che ha comunque un orientamento. E questo da un certo punto di vista mi preoccupa molto, non posso nasconderlo. Cioè il ruolo fortemente politico di questo regolamento è una cosa che faccio fatica a comprendere. Sul 5%, devo dire la verità, se da un lato può togliere, come si dice in gergo, le castagne dal fuoco ad alcuni piccoli comuni che hanno necessità di fare delle progettazioni e magari non hanno i soldi per farle, dall'altra parte è anche vero che stiamo vedendo tutta una serie di progettazioni che, se non afferiscono a questo 5%, però comunque rientrano all'interno di bandi che, su cui si pensa di scaricare queste spese di progettazione, su tutta una serie di progetti che, in particolare alcuni, che in realtà erano già stati presentati ai consigli comunali e quindi di conseguenza progetti che erano già fatti, per cui
come dire, anche questo 5%, se da una parte ha un suo lato positivo, dall'altra parte, se devo essere sincera, mi lascia piuttosto perplessa. Mi lascio perplessa anche quando si dice questo regolamento non può essere perfetto, vedremo in fase di applicazione. È vero, però in fase di applicazione è il momento in cui noi ci troviamo davanti ai problemi e quei problemi dovranno essere risolti con una certa velocità, perché se ci troviamo davanti a un bando che ha una scadenza e il regolamento pone delle questioni che vanno risistemate, come dire, cerchiamo di renderlo, non dico perfetto perché è impossibile, ma il più vicino alla perfezione possibile nella fase di approvazione. Invece mi pare che questo, sotto un certo profilo, non sia proprio la preoccupazione maggiore di questo momento. Per cui, come dire, anticipo anche la dichiarazione di voto, così ci siamo, e il mio voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono altre richieste di intervento? No. Al momento dichiarazioni di voto? Bene. Posso fare la dichiarazione di voto? Prego. Noi voteremo chiaramente convintamente positivamente questo regolamento che aiuta nello svolgimento dei lavori, quello che già abbiamo votato nel PTM. Ricordo a tutti noi che questo regolamento non è obbligatorio per legge, avremmo potuto applicare solo il PTM. Chiaro che questa è una cosa in più che serve ai territori, che tutela i territori e tutela anche lo svolgimento della città metropolitana. Sul ruolo della politica, è chiaro che la politica deve dare degli indirizzi di priorità e adeguarsi sempre a quello che, diciamo così, gli uffici ritengono giusto, che è, diciamo, conforme alle leggi. Ringrazio il collega Monesi che ha svolto un grandissimo lavoro e sotto, diciamo, anche per cercare un equilibrio fra gli, diciamo, interessi legittimi dei vari comuni, e quindi è stato, permettetemi di usare un termine tra virgolette, stressato questo punto di vista per trovare gli equilibri, e quindi è un lavoro difficile che gli va riconosciuto. E abbiamo anche detto in commissione che questo regolamento, proprio perché è sempre perfettibile, sarà così sottoposto a monitoraggi per renderlo ancora migliore nella sua esecuzione, perché noi vogliamo cercare quello che è, diciamo così, l'equilibrio migliore per tutti gli interessi comunali, dei comuni che non possono fare investimenti, di quelli che lo possono fare. Quindi il fondo perequativo è un po' quella funzione di, diciamo così, integrazione, di solidarietà fra i comuni, che ha sempre spinto, diciamo così, l'orientamento e il modus operandi di quest'ente. Quindi queste sono le motivazioni per cui il Partito Democratico voterà a favore di questo regolamento. Bene. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo mettere in votazione la delibera. Ricordo che votiamo sia la delibera, il contenuto, che l'immediata eseguibilità. Quindi mi dichiaro il mio voto favorevole. Cristi? Mi astengo per entrambe le votazioni. Ferri? Favorevole per entrambe le votazioni. Gnuni? Favorevole su entrambe le votazioni. Lelli? Per entrambe. Lembi? Favorevole Lembi. Mengoli? Favorevole. Monesi? Favorevole. Palumbo? Astensione. Persiano? Favorevole. Ruscigno? Favorevole. Santi? Favorevole. Antoni non c'è. Seta? Aria e contraria. Tinti? Favorevole. Veronesi? Favorevole. Allora abbiamo uno. Dodici favorevoli, due astenuti
e un contrario, sia per la delibera che per l'immediata eseguibilità. Sindaco? Scusate, passiamo all'oggetto numero 3, che è convenzione tra Città Metropolitana e SRM. Consigliere delegato Monesi, anche questo oggetto ha l'immediata eseguibilità. Sì, diciamo che come avete presente, il piano urbano della mobilità sostenibile prevedeva ci fossero anche azioni di monitoraggio del piano stesso. E la previsione è anche di carattere, come dire, normativo, per cui ovviamente dobbiamo adempiere, ma a noi non interessa solo l'adempimento, nel senso che riteniamo invece, come ritenevamo fosse opportuno, a prescindere, no, dagli obblighi, il monitorare questo piano per poter mettere in atto le azioni necessarie a intervenire, ritarare un po' se mostrasse dei problemi. E quindi da questo punto di vista abbiamo valutato di proporre alla società, diciamo alla nostra società, cioè a SRM, di effettuare questo monitoraggio. SRM là, tra le diciamo caratteristiche della propria azione, e quindi abbiamo ritenuto affidare a loro questo incarico, un incarico che prevede una destinazione da parte nostra di 96.000 euro, che sono frutto anche questi di risorse provenienti da trasferimenti statali, quindi dal MIT, e da questo punto di vista la presente convenzione servirà appunto alla regolazione dei rapporti tra noi e loro e a definire appunto gli obiettivi di questo monitoraggio e anche poi la redazione dei relativi report ed anche un processo partecipativo e di comunicazione adesso collegato. Quindi insomma crediamo che l'azione che dobbiamo intraprendere sia di verifica ma anche di interazione con chi tutti i giorni fa i conti con il nostro piano. Grazie. Ci sono richieste di intervento? Non vedo mani alzate. Bene. Dichiarazione di voto? No. Possiamo quindi passare alla votazione. Favorevole, favorevole. Evangelisti? Contraria per entrambe le votazioni. Ferri? Favorevole, favorevole. Nudi? Favorevole su entrambe le votazioni. Lelli? Per entrambe. Lembi? Favorevole. Mengoli? Tutto è astenuto. Monesi? Favorevole per entrambe. Palumbo? Astenuta per entrambe. Persiano? Favorevole, favorevole. Ruscigno? Favorevole, favorevole. Santi? Favorevole, favorevole. Seta? E contraria. Tinti? Favorevole, favorevole. Veronesi? Favorevole. Undici voti favorevoli,
2 contrari e 2 astenuti. Grazie segretario. Passiamo all'oggetto numero 4. Accordo territoriale per il polo funzionale metropolitano integrato 16A14 tra la città metropolitana, il comune di Imola e il nuovo circondario Imolese. Delibera con immediata eseguibilità, consigliere delegato Monesi. Grazie, visto che siamo tornati all'urbanistica, colgo l'occasione per ringraziare tutti, visto che prima per un disguido immagino non ho avuto modo di replicare, quindi ringrazio tutti per il contributo, al di là delle opinioni diverse che possiamo avere, ma mi sembra che la discussione sia stata comunque proficua, e ringrazio per i ringraziamenti anche il consigliere Persiano. Detto questo, veniamo invece all'oggetto di questa delibera, che è l'approvazione dell'accordo territoriale per il polo funzionale metropolitano integrato 16A14. Ovviamente questo già dal nome l'accordo territoriale cambia, nel senso che prima era l'accordo per il polo funzionale della multisala, oggi cambia per assumere anche una concezione un po' più ampia per le caratteristiche dell'intervento. Ovviamente questo accordo non solo dà conto di quanto era già preventivato dal punto di vista dello sviluppo insediativo, ma anche recepisce quello che è stato approvato via via col PUMS e infine col piano territoriale metropolitano, che è la definizione di hub per la grande logistica. Quindi in questo caso si aggiunge alle previsioni anche questa specificazione della grande logistica, appunto essendo questo uno dei 4 hub aggiuntivi rispetto a Interporto. Bene, detto questo, ovviamente l'accordo territoriale prevede rispetto agli indirizzi del PUMS e del PTM una condivisione sull'assetto urbanistico e territoriale complessivo dell'ambito, il dimensionamento complessivo, le soglie appunto delle quantità commerciali e anche il mix funzionale che è compatibile appunto con il contesto e le modalità di attuazione. Insomma, quindi con questo accordo territoriale che è già stato approvato dal circondario imolese e dal comune di Imola, procediamo verso la fase successiva. Ribadisco come sempre che gli accordi territoriali danno la possibilità poi di attuarsi attraverso la strumentazione successiva. Bene. Io avrei finito. Grazie consigliere. Apriamo la discussione. Chi intende intervenire? Consigliera Marta Evangelisti, prego. Bene. Sindaco, su questo piano ho cercato di assumere qualche informazione in più, non conoscendo molto bene la zona. E mi sono permessa di ascoltare la discussione che sul punto è avvenuta nel Consiglio Comunale di Imola. Mi sembra, ed era chiaro ed evidente, anzi, che tutte le parti politiche concordassero sul fatto che quell'area in qualche modo vada rigenerata. Molte obiezioni però sono state sollevate da più parti in ordine proprio al fondo perequativo. Perplessità a cui anche l'assessore Zanelli ha risposto rivendicando gli emendamenti proposti dal Comune di Imola in ordine all'attribuzione degli oneri versati in questo fondo perequativo. Sostanzialmente la minoranza si diceva vorremmo che i soldi tornassero sul territorio. L'assessore rispondeva sì, lo abbiamo chiesto anche con gli emendamenti, che possano ritornare sul territorio o almeno nel circondario imolese,
almeno in subordine qualora non fossero impiegati. Qualche perplessità sorge e anche ieri sera, appunto, ascoltando questi interventi, mi sono interrogata appunto sulla sfida, sulla grande sfida di questo fondo perequativo, che per il mio modo di vedere comunque continua ad avere un senso ed una finalità. Penso però a quanto in qualche modo abbiano rinunciato alcuni comuni, quelli più fragili, rispetto a tante come questa, a tanti interventi che verranno effettuati in pianura e che hanno una portata considerevole, come quello della logistica, che investiranno diversi piani. Forse non tutti l'hanno capito, il FUMS e il PTM, mi permetto di dire, e che insomma saranno tutti interventi che potranno essere fatti per i futuri anni soltanto lì. Nonostante questo, ascolto un po' perplessa a sentire dire, però vorremmo anche che poi gli oneri fossero di nuovo investiti qua. E quindi insomma un po' di perplessità c'è. Perplessità sono state sollevate soprattutto dalle minoranze consigliari sulla multisala, lo ha fatto prima anche il consigliere Mengoli in commissione, e altre perplessità anche sul percorso partecipativo. In commissione noi oggi ne abbiamo dibattuto, per quanto mi riguarda, io prendo atto anche di quanto riferito dal consigliere delegato rispetto appunto a quanto era già stato stabilito con il PUMS in ordine a quell'area, e che oggi diciamo l'apporto della città metropolitana sia appunto marginale. Ripeto che l'ho già fatto altre volte, che in ordine a percorsi di questo tipo all'inizio viene chiesto, soprattutto in questo consesso, alle minoranze di votare qualcosa di cui poco conoscono i consiglieri dei comuni interessati, molto meno sappiamo noi, e quindi semplicemente adeguandomi a quella che è la volontà espressa sul territorio, almeno da alcuni gruppi, anticipo la dichiarazione di voto che sarà contrario. Grazie consigliera. Consigliera Palumbo. Deve accendere il microfono. Avevo schiacciato e non è andato bene, grazie. Comincerò praticamente dalla dichiarazione di voto. Anch'io voterò contro questa delibera, perché trovo la realizzazione degli hub della logistica una politica aggressiva rispetto al territorio. Poi c'è il fatto che vengano costruiti proprio da piano nelle vicinanze dei caselli autostradali, alimentando sempre di più il trasporto delle merci su gomma, ritardando così la transizione del trasporto delle merci su ferro. Questo consentirebbe di liberare le strade dai mezzi pesanti, che contribuiscono al peggioramento della qualità dell'aria, oltre a costituire un pericolo per la circolazione in termini di incidenti. I territori si appellano alla creazione dei posti di lavoro, ma il lavoro generato da questo tipo di strutture è un lavoro di cattiva qualità, precario, poco qualificato e mal pagato, quindi il ragionamento bisognerebbe farlo. Per quanto riguarda il discorso delle multisale, io non conosco la realtà, ne ho la possibilità di sentire consiglieri del circondario, però guardando un po' i dati, ho visto che tutte le tipologie di questo tipo di esercizio, dalle monosale alle multisale, hanno registrato delle perdite, e in monosala sono quelli che hanno perso meno, per cui non si capisce il senso della costruzione di questa multisala. E ripeto, poi ci sono le considerazioni che ha fatto il consigliere Mengoli in commissione e quelle che ha fatto la consigliere Evangelisti sia in commissione che adesso in consiglio, che un po' valorano questa mia perplessità. Grazie. Senta. Sì, devo dire che
queste sono le votazioni che sono la passione di un consigliere di opposizione, di qualunque partito politico sia, nel senso che sono quelle classiche votazioni in bianco, no? Cioè si vota qualcosa di cui di fatto non si conoscono decisamente i confini, e quindi sono le votazioni che mi appassionano di meno, perché per quanto cerchi di capire come funzionano le cose ci arrivi sempre fino a un certo punto. Faccio un commento, cioè mi fa sorridere l'osservazione che riportava la collega Evangelisti del territorio di Imola, quando dice: spero però che i fondi della parte perequativa rimangano sul territorio, cioè della serie. Quindi ci ritroviamo davanti a sindaci che nel momento in cui devono dare un voto politico sulla perequazione sono tutti d'accordo, poi nel momento però in cui la devono applicare, come dire, sono un po' meno d'accordo e sperano che quei soldi rimangano comunque sul territorio, invece che andare dove di fatto la ratio del concetto di perequazione che abbiamo appena votato sarebbe altra. Per cui questa già è un controsenso che proprio devo dire è veramente appassionante di questa partita. Il concetto della multisala può avere tanti confini, cioè non lo vedo di fatto come uno dei grossi temi di questa partita. Vero è però che spero che il Comune abbia fatto le giuste valutazioni, perché comunque c'è una normativa che impone una distanza tra multisala e multisala e che comunque è ancora in vigore, per cui di conseguenza credo che la cosa sia stata fatta. Spero che sia anche stata fatta una valutazione in relazione a quello che è il resto del piano commerciale del territorio, perché sicuramente questi hub hanno un'incidenza su quei piani e molti territori ne sono l'esempio, quindi il territorio che io rappresento come consigliere comunale ne è un esempio, dove l'intreccio tra il commercio dei grandi poli e il commercio delle città, il commercio tra virgolette di vicinato, ha una incapacità di convivenza totale. Questi hub, dove ci sono poli di logistica, hanno una sorta di loro lessico che si intreccia non sempre benissimo con il territorio circostante. Per cui spero che queste valutazioni, come dire, il Comune le abbia fatte. Per quanto mi riguarda, anticipo anch'io il mio voto e il voto sarà contrario. Grazie consigliera. Per la replica l'assessore Monesi. Grazie. Diciamo che ovviamente le motivazioni sono anche contrastanti tra loro, ma alla fine parlo dei consiglieri di opposizione, ma alla fine diciamo coincide la scelta di votare contro rispetto ad una tematica un po' complessa. Io capisco che si possa non conoscere fino in fondo le realtà del territorio, però questo ci è dato dal ruolo che esercitiamo e che quindi inevitabilmente ci esprimiamo anche su realtà a noi non prossime. Ciò detto, quindi dobbiamo considerare, a mio avviso, quello che rappresenta un accordo territoriale. L'ho detto all'inizio, l'ho detto altre volte, lo ribadisco ancora: un accordo territoriale è la prima fase attraverso la quale poi si procede con l'attuazione attraverso strumentazioni successive. Dicevo che anche il fatto che chi governa deve avere ovviamente un respiro diverso da chi, diciamo, dal punto di vista più semplicemente può dire solo no, in questo caso mi rifaccio alla questione del fondo perequativo. In realtà quello che diceva l'assessore di Imola è vero, nel senso che una delle osservazioni che il circondario aveva mandato era quella di poter riutilizzare le risorse sul territorio, ma al tempo stesso, un conto è la proposta, un conto è l'accoglimento, che deve tener conto degli equilibri, come abbiamo già detto, e delle condizioni e delle spinte politiche di cui possiamo essere portatori, e quindi alla fine l'organizzazione del fondo è stata
in qualche modo gestita per farne fruire attraverso una progettazione diversa che non ha a che fare col territorio che produce, oppure può coincidere anche col territorio che produce le risorse, ma non necessariamente in virtù di un elemento territoriale. E quindi diciamo che da questo punto di vista ovviamente le cose sono dialettiche. Adesso io immagino che abbia usato l'argomento l'assessore per dire che sì, avevano avanzato delle richieste che però insomma allo stesso tempo sono, perché così è, favorevoli all'impostazione che abbiamo dato. Detto questo, nel merito delle questioni, questa è l'ipotesi che presentiamo, è un polo con una destinazione mista, che tra appunto commerciale non alimentare, ricettivo, direzionale, produttivo e logistico. Quindi diciamo che il comune avrà fatto le valutazioni necessarie quando hanno fatto il loro PSC, quindi direi da tempo. Allo stesso tempo, in questo caso, il discorso delle hub che continuo a sostenere le abbiamo posizionate in maniera tale da essere funzionali perché in qualche modo collocate attorno ai caselli, il che, ribadisco quanto abbiamo già avuto modo di raccontare, che non è la collocazione dell'impresa di logistica il motivo per il quale fa trasporto ferroviario o trasporto su gomma. I motivi sono altri, perché ribadisco quanto già detto, oltre il 90% di coloro che stanno all'interporto non fanno trasporto su ferro, pur avendo lì la possibilità. Perché purtroppo, come dire, occorrono politiche che speriamo i governi che ci sono possano incentivare sempre più l'uso del ferro, ma facendo anche attraverso il gruppo Ferrovie politiche di favore per chi usa questi. Oggi forse non è ancora del tutto competitivo, ma dal punto di vista economico, oltre che, ribadisco, sotto altri aspetti di velocità e di fruibilità. E forse bisogna, come dire, destinare linee ferroviarie ad hoc, perché o utilizzarle in maniera diversa se si vuole essere, insomma, più funzionale. Insomma, esistono molte complicate cose per dire che non è solo dove collochi gli hub della logistica a far sì che non si sviluppino politiche e scelte delle imprese di logistica in tale direzione. Detto questo, quindi credo che insomma la scelta di questo accordo territoriale, come dire, sarà eventualmente dimostrata nei successivi passaggi. Oggi risponde a tutta una serie di requisiti che sono stati definiti col piano strategico comunale a suo tempo approvato. Bene, grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Mengoli chiede di intervenire. Mengoli, prego. Sì, grazie. C'è dichiarazione di voto? Sì, dichiarazione di voto. Io prego. Mi ritrovo nelle motivazioni del consigliere Palumbo, perciò anch'io voterò contrario. E velocissimamente ricordo al consigliere Monesi che è vero che anche l'interporto ha poco trasporto sul treno. È vero anche che la ferrovia che passa all'interporto non è stata adeguata ai treni moderni, quindi è fuori mercato. Perciò si è fatto una struttura, l'interporto, per fare lo scambio gomma-ferro e poi non si è
attuato il secondo passaggio, quello di adeguarlo al discorso del ferro, quindi parliamo di niente. Questa è la programmazione che abbiamo noi. Grazie. Grazie consigliere, non ho altre dichiarazioni di voto e quindi metterei in votazione la delibera. Parere favorevole, favorevole. Evangelisti? Contrario, contrario. Ferri? Favorevole, favorevole. Gnudi? Favorevole, favorevole. Lelli? Favorevole, favorevole. Lembi? Favorevole, favorevole. Mengoli? Contrario e contrario. Monesi? Favorevole, favorevole. Palumbo? Contrario su entrambe le votazioni. Persiano? Favorevole, favorevole. Ruscigno? Favorevole. Santi? Favorevole, favorevole. Zeta? Contraria, contraria. Tinti? Favorevole e favorevole. Veronesi? Favorevole. 11 favorevoli, 4 contrari, la delibera per l'immediata esecutività. Virginio? Scusate, allora, passiamo all'oggetto successivo, consigliere delegato Lelli, rinnovo convenzione ARPAE. Sì, eccomi, allora, mi sentite? Sì. Allora, siamo appunto al rinnovo della convenzione con l'agenzia ARPAE, la legge 56 del 2014 e la legge regionale 13 del 2015 disciplinano il riordino delle funzioni della città metropolitana e degli enti di area vasta, attribuendo alla città metropolitana le funzioni amministrative in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di propria competenza. E quindi nella stessa legge regionale 13 si individua la forma dell'agenzia come modello organizzativo idoneo ad assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e protezione civile. Si prevede che mediante ARPAE la Regione eserciti le funzioni appunto di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente conferite alle province in base alla normativa regionale vigente. Si prevede che mediante la medesima agenzia la città metropolitana di Bologna e le province possono esercitare altresì le funzioni attribuite in materia ambientale. La città metropolitana di Bologna nel 2016 ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà perché tutta la struttura provinciale precedentemente adibita alla gestione dell'ambiente era transitata proprio in ARPAE dal 1 gennaio 2016. Quindi con delibera numero 5 del 2016 il Consiglio metropolitano ha approvato lo schema di convenzione per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite alla città metropolitana in materia ambientale dalla legge 56. In particolare il controllo della gestione dei rifiuti e le relative sanzioni, la bonifica dei siti contaminati, le iscrizioni al registro dei recuperatori e degli autosmaltitori in procedura semplificata e l'accertamento delle violazioni relative all'attributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Quindi con questo atto confermiamo l'affidamento dell'esercizio delle funzioni in materia ambientale ad ARPAE per un anno e questo rinnovo si perfezionerà poi con le deliberazioni di Regione Emilia-Romagna e appunto di ARPAE stessa attraverso la Regione Emilia-Romagna. Grazie Lelli. Qualcuno chiede di intervenire? Non ci sono richieste. Bene. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Metto in votazione la delibera. Dichiaro favorevole, favorevole. Evangelista. Contraria, contraria. Ferri. Favorevole per entrambe. Gnudi.
Newton. Favorevole per entrambe. Lelli. Sì, favorevole, favorevole. Lembi. Favorevole. Mengoli. Astenuto, astenuto. Monesi. Monesi. Favorevole, favorevole, scusate il difetto di... Palumbo. Favorevole, favorevole. Persiano. Favorevole, favorevole. Ruscigno. Favorevole. Santi. Favorevole. Due volte? Sì. Santoni. Sì, sì. Ecco bene. Seta. Contraria. Tinti. Favorevole e favorevole. Veronesi. Favorevole e favorevole. 12 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto. Molto bene. Passiamo all'oggetto numero 6. Ricordo che sono stati presentati 6 emendamenti da parte della consigliera Evangelisti acquisiti agli atti, trasmessi a tutti i consiglieri e illustrati in commissione, in visione ai tecnici per l'acquisizione dei rispettivi pareri. L'oggetto numero 6 tratta dell'approvazione delle modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano e delle sue articolazioni. Consigliere delegato Lelli, prego. Grazie Sindaco, siccome appunto i consiglieri hanno ricevuto la proposta di modifica del regolamento e che è passato poi appunto anche la scorsa settimana in capigruppo e oggi in commissione, vado a illustrare solo velocemente quelle che sono le principali modifiche apportate al regolamento, partendo dal titolo primo, capo terzo, istanze di indirizzo. È stato aggiunto all'articolo 11 il comma 5, dove si prevede la possibilità di deliberare durante la riunione di consiglio il rinvio della trattazione di un ordine del giorno alla prima seduta utile della commissione consigliare competente. Questa novità appunto si è apportata alla luce dell'esigenza di approfondire determinate tematiche e trovare una soluzione condivisa nell'opportune sedi istruttorie. Inoltre si è aggiunto il comma 3 all'articolo 13, il quale specifica dettagliatamente come si procede alla trattazione e discussione di ordini del giorno e mozioni. Anche in questo caso, infatti, è emersa l'esigenza di una disciplina regolamentare di maggiore specifica per permettere ai consiglieri di poter esercitare appieno le proprie prerogative. Anche l'articolo 14, relativo alle risoluzioni, è stato riformulato in modo da normare i rapporti tra il Consiglio e le commissioni nella discussione e mediazione sul testo da approvare nella dialettica tra minoranza e maggioranza. Al titolo secondo capo quarto, ovvero il Consiglio e le sue articolazioni, si è introdotta la novità alla luce della prassi intercorsa durante il mandato amministrativo concernente il tema delle udienze conoscitive. Quindi si disciplina l'iter da seguire a partire dalla proposta di udienza conoscitiva al suo svolgimento sino alla conclusione della stessa all'articolo 26. Al titolo secondo capo primo, ovvero le convocazioni, all'articolo 33, recante deposito e consultazione degli atti, si è proceduto a modificare la disciplina relativa al deposito delle proposte deliberative, nonché quelle concernenti la posizione dei pareri di cui è l'articolo 49 del testo unico. Nella specie, con questa modifica, si adegua ora il regolamento alla prassi in vigore, sempre nel rispetto della norma legislativa di riferimento. Tramite queste innovazioni si rende maggiormente flessibile la sfera amministrativa degli organi gestionali della città metropolitana. Infine, al titolo secondo capo sesto, si regolamentano le sedute in remoto, perché con l'introduzione dell'articolo 60 all'interno del testo regolamentare l'ente ha voluto regolare la prassi dello svolgimento delle sedute dell'organo consiliare e delle sue articolazioni mediante modalità telematica da remoto. L'emergenza sanitaria ha infatti imposto lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali esclusivamente da remoto con modalità informatiche mediante applicativi che tutti conosciamo. Tale prassi, seppur appunto prevista per l'emergenza pandemica ancora in corso, ha comunque permesso un'ampia partecipazione alle sedute consiliari da parte di tutti gli amministratori che provengono appunto dai diversi territori della città metropolitana stessa. Lo svolgimento delle sedute da remoto si rende altresì possibile
anche per le commissioni consiliari e per la conferenza dei capigruppo. Il nuovo capo recepisce quanto prescritto dall'articolo 73 del decreto legge 18/2020 relativo ai principi da rispettare per il corretto svolgimento delle sedute da remoto, come provvisoriamente recepito in atto sindacale di marzo 2020. Molto bene, segretario, è da tempo che non abbiamo emendamenti. Allora, per gli emendamenti come ci regoliamo? Un voto, un intervento a favore, uno contro? Allora, intanto apriamo la discussione e sì, durante certo. La discussione vengono illustrati. Dopodiché, per ogni emendamento noi li abbiamo suddivisi perché non erano tutti omogenei, c'è il parere di regolarità o meno ai sensi dell'articolo 49. E poi sì, purtroppo dobbiamo votarli uno ad uno. Molto bene, quindi apriamo la discussione. Chi intende intervenire? Evangelisti. Bene. Grazie Sindaco, e parlerò un po' appunto per presentare questi emendamenti e poi credo, insomma, per oggi mi tacerò, almeno per oggi, per sempre. Allora, ho pensato... Per oggi. Sì, però ormai non le do tregua fino alla fine del mandato, per oggi. Allora, ci tengo a fare una precisazione di metodo. Non ho partecipato alla capigruppo in quanto non formalmente invitata, per una mia presunzione, in quanto precedentemente come presidente di commissione partecipavo. Mi sono autoinvitata, ma appunto mi è stato detto che non era necessario. Ho così preso atto della discussione dalla verbale della capigruppo che mi è stato gentilmente trasmesso dal consigliere Santoni. Esaminato l'oggetto e insomma, il tenore degli emendamenti, ho pensato, a fronte di una considerazione piuttosto banale, che anche in apertura insomma è stata rappresentata anche da lei Sindaco, del fatto che se si andava a in qualche modo emendare, integrare, modificare il regolamento, lo si doveva fare nella sua interezza e quindi tenendo in considerazione di aspetti eventualmente ritenuti manchevoli o di situazioni che si erano testate appunto nell'ambito dell'attività consigliare. E quindi mi sono così permessa, facendolo anche in ritardo, non volutamente e scusandomi, seppure sia prassi abbastanza affermata in commissione che ciò avvenga, anche oggi ad esempio due emendamenti al regolamento sul fondo perequativo sono stati nuovamente presentati in commissione, però insomma scusandomi ho presentato questi sei emendamenti. Il primo, che non porta numero in quanto ho chiesto di poter riformulare l'intero articolo oppure di inserire semplicemente le parti che a mio avviso mancavano, riguarda i gruppi consigliari, e senza stare a leggere in toto perché non voglio tediare ulteriormente i colleghi che mi hanno supportato in commissione, ho chiesto l'inserimento almeno dei primi tre commi, e cioè questi li leggo: i consiglieri metropolitani dalla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in gruppi consigliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione. I commi a seguire, la parte a seguire, gli altri due riguardano la fattispecie in cui i consiglieri intendano costituire gruppi diversi dalle liste elettorali di provenienza, e quindi esplicitano la possibilità e il fatto che i consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento possano appunto continuare ad esistere in quel gruppo stesso anche se altri intendano poi uscire, e la possibilità di cambiare gruppo nel corso di mandato e le modalità di come farlo. Questo perché in realtà è una situazione che si è verificata anche all'interno del nostro Consiglio metropolitano. Abbiamo questo gruppo misto formato da un solo consigliere e però si poteva o si sarebbe potuta ventilare la possibilità o l'opportunità che altri consiglieri volessero uscire dal loro gruppo e formarne un altro, e quindi questa è una fattispecie che non era prevista.
Consultando poi regolamenti del funzionamento di altri consigli, di altre città metropolitane, nella fattispecie ho letto i regolamenti di Torino, Milano, Genova e Firenze, ho visto che alcune appunto di queste città metropolitane prevedevano un fondo per il funzionamento dei gruppi consigliari, un fondo che ho specificato bene, poteva essere ovviamente modulato secondo le possibilità dell'ente e dava la possibilità ai consiglieri di avere una disponibilità, di poter avere una disponibilità per gestire appunto spese riguardanti la sola ovviamente attività istituzionale, con previsione di una rendicontazione di queste somme. Ovviamente la possibilità e quindi non l'obbligo, atteso quindi che se un gruppo non avesse voluto beneficiare poteva farlo, ma qualora avesse ritenuto di organizzare un piccolo convegno oppure di dover acquistare un roll-up con il simbolo del proprio gruppo o cose di questo tipo, ne avesse la possibilità. Questo non tanto perché noi consiglieri, non vivendo appunto di politica o per il fatto che non dovremmo vivere dei proventi della politica, non siamo in grado di farlo, ma per dare dignità anche ad un ente come la città metropolitana, che comunque si deve rapportare con enti sovraordinati o sottordinati, dove appunto questa possibilità c'è, quindi non un obbligo ma ad una facoltà. Rappresento come almeno in commissione su questo specifico emendamento ci fosse stato un problema di parere contabile che non poteva essere immediatamente espresso e quindi ho proposto il ritiro nel caso di questo emendamento, che per me non era comunque fondamentale, seppure contempli un aspetto che nel nostro regolamento appunto non è previsto. E ribadisco, non tanto, qualcuno ha eccepito, non è il momento di parlare di somme, non è il momento, non si parla di somme, si parla di opportunità. Un altro articolo, un altro emendamento proposto riguardava appunto quella che a mio avviso poteva essere utile ai fini dell'attività consigliare, e cioè appunto l'istituzione di commissioni consigliari speciali di indagini o di inchiesta. Questo perché appunto ci sono stati temi, a mio avviso, anche nell'ambito di questo mandato, che potevano essere approfonditi nell'interesse non soltanto della minoranza ma anche della maggioranza, dando così risposte ai cittadini ed evitando anche situazioni spiacevoli o attribuzioni di responsabilità che ci sono state anche di recente e che forse potevano evitarsi. Ho chiesto poi di inserire un articolo riguardante la decadenza dalla carica di consigliere, laddove appunto il consigliere non sia presente con continuità e quindi per almeno tre volte senza giustificato motivo all'attività del consiglio. È vero che questa situazione è rappresentata dal testo unico, ma molti altri articoli, situazioni contemplate dal regolamento sono già appunto previste dal testo unico e dalle norme di riferimento, ma non per questo non vengono inserite all'interno di atti di questo tipo, anche perché ritengo che se appunto si emenda un atto lo si faccia cercando appunto di andarlo a completarlo, migliorarlo, integrarlo. Infine l'ultima riguarda invece, non era un emendamento ma era l'espressione della mia contrarietà all'inserimento dell'articolo 60, e motivo questo facendo riferimento proprio alle scelte che lei sindaco ha effettuato in comune a Bologna. In comune a Bologna il consiglio è ritornato in presenza quando il consiglio ha deciso, ovviamente a causa della pandemia, di adottare la situazione da remoto. Lo ha fatto con una delibera di giunta, di consiglio, scusi. In città metropolitana è stato fatto con una delibera sindacale,
e allo stesso modo in consiglio comunale a Bologna, con un atto sempre deliberativo, il consiglio è tornato in presenza. Ora, io ho appunto anche rispetto a questa richiesta di emendamento verificato i consigli delle altre, i regolamenti delle altre città metropolitane. Nessuno ha modificato il regolamento. Allora, andare a codificare una situazione che riguarda una fase emergenziale, che sicuramente deve essere codificata e prevista, e per questo ANCI ha proposto anche una sorta di regolamento che alcuni comuni hanno adottato, ma nel caso in cui con delibera decidano di ritornare, di svolgere la loro attività da remoto. Ora, che noi dobbiamo andare a codificare questa possibilità, intanto non abbiamo ancora parlato di ritornare in presenza, e non capisco perché, perché la città metropolitana ha gli spazi sia per i consigli e sia per le commissioni. Si tratta di una volta a settimana per 4-5 ore ogni 15 giorni, e credo che l'attività di un amministratore si debba appunto svolgere nelle sedi deputate. Io adesso parlo con lei, sindaco, fisso un puntino, sperando che magari lei mi ascolti e mi veda. Io però così fisso il puntino e fisso il vuoto, e non credo che questo tipo di appunto confronto sia in questo anno sia stato produttivo. Oggi stesso in commissione abbiamo avuto un'interruzione di oltre 5 minuti perché appunto purtroppo i collegamenti sono quelli che sono, e tutto ciò va a detrimento appunto della nostra attività istituzionale. E allora ripeto, se si vuole prevedere la possibilità di, in casi di emergenza, procedere da remoto, lo si può fare anche con una delibera ad hoc che faccia riferimento magari al regolamento ANCI, ma non vedo perché noi dobbiamo essere l'unica città metropolitana che non prevede ad esempio un fondo patrimoniale, perché siamo virtuosi in tutto e quindi abbiamo in questo caso la Ferrari, ma la teniamo in garage. E va benissimo, perché non è certamente la cosa più utile in questo momento, però prevederlo per chi anche ci sarà dopo di noi, perché non è che necessariamente qualcuno dà per scontato di esserci nel prossimo mandato, non è detto che ci sia e che sarà così, così come l'articolo relativo alla decadenza e così come la composizione dei gruppi consigliari. Per queste motivazioni, che forse un po' confusamente, ma per non tediare troppo, ho cercato di rappresentare a lei e ai consiglieri che non erano presenti in commissione, io chiedo l'accoglimento di questi emendamenti. Oppure chiedo, visto che non ravviso quest'urgenza così imminente di modificare oggi il regolamento, di voler eventualmente riaggiornare questo oggetto all'ordine del giorno per esaminarli con più calma e compiutamente al fine di valutarli con più attenzione. Grazie. Non ho richieste di intervento? Non vedo mani alzate. Persiano. Posso, sindaco? Prego, prego. Grazie, grazie sindaco. Abbiamo discusso in commissione degli emendamenti proposti dalla collega. Ci tengo a precisare che ci siamo riuniti in capogruppo, nella riunione dei capigruppo mercoledì scorso. Alla riunione dei capigruppo siamo arrivati con un testo comunicato in anticipo, in modo che tutti i capigruppo si potessero esprimere sulla bontà delle modifiche. Siamo stati tutti orientati all'unanimità di procedere in quel momento, di andare avanti, e in quell'ottica ci siamo mossi. Tutto è stato comunicato in sede di convocazione ai consiglieri metropolitani, sia per partecipare alla commissione che per partecipare al consiglio di oggi, e riteniamo, anche nella discussione che è emersa, di poter procedere così come è stata presentata dal collega Lelli il regolamento, sia perché alcuni emendamenti presentati sono ridondanti, perché già previsti in rimandi alla legge, sia perché
diciamo così, tipo, la decadenza, sia perché, questo ci tengo a precisarlo, sul fondo per i gruppi, a parte il parere tecnico negativo degli uffici, il tema, secondo me, soprattutto del fondo dei gruppi in organismi non elettivi ma di secondo livello, lascia il tempo che trova. Noi abbiamo tutte le strumentazioni necessarie in città metropolitana, ci sono qui gli uffici a disposizione, la cancelleria a disposizione, tutto quanto a disposizione. Noi dobbiamo rendicontare del nostro operato, insomma, a chi ci ha eletto, quindi a tutti i consiglieri comunali della provincia, non di certo. E poi gli organi di primo livello che siamo rappresentati ci daranno gli strumenti per eventualmente fare dei convegni o stampare l'orlap, ma soprattutto in questo momento io non so se nelle altre città metropolitane, nelle altre province, cioè, seppur messo a regolamento, come dice spesso l'avvocato Santoni, ricorre il caso che quel fondo sia, insomma, finanziato, però io ritengo proprio che non ci sia in questo momento bisogno, nelle condizioni di rimpinguare quel fondo, che comunque di istituire quel fondo a cui comunque potrebbero o dovrebbero magari provvedere gli organismi di primo livello, che pure, porto ad esempio il Comune di Bologna, non li usiamo solo ed esclusivamente per la cancelleria. E quindi sarei per saremmo, diciamo, anche per la discussione di andare avanti, avendo trovato la piena coesione di tutti i capigruppo, sia nella discussione di mercoledì sia tendenzialmente nella discussione di oggi, e chiedo, in accordo con i capigruppo, visto che avevamo fatto questa domanda in commissione, se potessimo, diciamo così, andare al voto sugli emendamenti con un voto solo, ricomprendendo tutti gli emendamenti. Ho avuto disponibilità di capigruppo anche per questa indicazione. Se fosse possibile, la leggerebbe il consiglio di oggi. Grazie. Ha chiesto Marta Evangelisti a 5 minuti. Sì, grazie segretario, ne utilizzerò molti meno. In realtà, come avevo già proposto nell'illustrazione degli emendamenti, ritiro il fondo per il funzionamento dei gruppi, se questo può essere utile per, appunto, valutare con favore gli altri emendamenti. E per quanto mi riguarda, visto che non siamo qui a perdere del tempo ma a lavorare, io non sono d'accordo sul fatto che si votino raggruppati, ma chiedo vengano votati singolarmente. Ringrazio gli uffici che li hanno per così dire raggruppati, perché appunto nel voler apportare il mio contributo, insomma, li avevo assemblati proprio in maniera anche non facilmente leggibile. Quindi grazie e rinnovo l'invito a valutarli, e nel caso, visto che non c'è questa urgenza, o perlomeno io non la ravviso, l'hanno ravvisata i capigruppo, ad eventualmente esaminarli e discuterli, approvarli per il prossimo consiglio. Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Non ne vedo. Segretario, sugli emendamenti allora, procediamo uno per uno? Sì. Bene, allora cominciamo a mettere in votazione gli emendamenti. Forse c'è la replica di Lelli. Ho capito. Possiamo Lelli? Procedere, segretario. Bene, grazie. Allora, noi abbiamo suddiviso gli emendamenti, praticamente sarebbero stati 6, il numero 2 è quello che riguarda la costituzione di una dotazione minima patrimoniale, viene stralciato in quanto ritirato dalla consigliera. L'emendamento numero 1, prendi tu, segna tu. L'emendamento numero 1 riguarda la costituzione e il funzionamento dei gruppi consigliari. E ne viene proposta la riformulazione e l'integrazione con i capi mancanti, ma avete il testo, è quella che riguarda i gruppi consigliari. Il parere dell'ufficio reso ai sensi dell'articolo 49 è favorevole, quindi si può mettere in votazione.
Comincio la votazione, sindaco? Sì, sì, prego. Merola? No, no. Ah, ne basta uno perché non c'è l'immediata eseguibilità qui, eh? Molto bene, non solo. Evangelisti? Sì. Nudi? Contrario. Lei? Ferri. Aspetti che non ho sotto mano il coso. Dammi uno, no? Scusate, siamo un po', non siamo, ecco. Allora, Nudi no, Ferri? Contrario. Lelli? Contrario. Lembi? Contrario. Mengoli? Mi astengo. Monesi? Contrario. Palumbo? Astenuta. Persiano? Contrario. Ruscigno? No. Santi? No. No. Seta? Astenuta. Scusi, non ho capito. Astenuta. Ah, grazie. Tinti? Tinti? Veronese? No. Tinti, lo richiamo ancora una volta. Non esprime il voto. Quindi l'emendamento non è approvato perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voti, 10 voti contrari e diciamo 2, 3 astenuti e un voto favorevole. Passiamo al secondo emendamento che in realtà ha preso il numero 3. È l'emendamento presentato che riguarda la proposta deliberativa che riguarda la partecipazione alla conferenza dei capigruppi con diritto di parola e senza diritto di voto del presidente di ciascuna commissione consiliare. Il parere di regolarità tecnica è favorevole, quindi passerei alla votazione. Merola? No. Evangelisti? Sì. Ferri? Ferri? Contrario. Nudi? Contrario. Lelli? Ario. Lembi? Aria. Mengoli? Astenuto. Monesi? Contro. Palumbo? Astenuta. Persiano? Contrario. Ruscigno? Santi? Contraria. Seta? Aria. Tinti? Non partecipa. Veronesi? No. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. 10 voti negativi, contrari. Anzi, 11, scusi. Scusate, 2 astenuti e un favorevole. L'emendamento non viene approvato. Passiamo all'emendamento numero 4, adesso al numero 4, riguarda la possibilità di costituire commissioni consigliari speciali o di indagine o di inchiesta. Il parere tecnico è favorevole. Quindi potrei passare alla votazione. Merola? No. Evangelisti? Sì. Ferri? Contraria. Nudi? Contrario. Lelli? Contrario. Lembi? No. Mengoli? No. Monesi? Ario. Palumbo? Contrario. Persiano? Contrario. Ruscigno? Ruscigno? Contrario. Santi? Santi? Santoni? No, scusate, assente. Seta? Aria. Tinti? Ario.
Veronesi. Contrario. Ok. Dodici contrari, un astenuto e un favorevole. L'emendamento non viene approvato. Passiamo all'altro emendamento che riprende il numero 5. Riguarda il tema della decadenza dalla carica di consigliere. Il parere del tecnico, ai sensi dell'articolo 49, è favorevole. Possiamo passare al voto. Merola. No. Evangelisti. Sì. Ferri. Contraria. Gnudi. Contrario. Lelli. Contrario. Lembi. Contraria. Mengoli. Astenuto. Non ho capito, scusi. Astenuto. Grazie. Monesi. Contro. Palumbo. Contraria. Persiano. Contrario. Ruscigno. Contrario. Santi. Contraria. Seta. Seta. Contraria. Tinti. Contrario. Veronesi. No. Qui sono 13 voti contrari, uno favorevole e un astenuto. L'emendamento non è approvato. E passiamo quindi all'ultimo emendamento, che in realtà è un emendamento soppressivo, nel senso che si propone di stralciare l'articolo 6, che riguarda, l'articolo che riguarda, diciamo, il funzionamento del consiglio da remoto. In questo caso il parere sulla regolarità tecnica è contrario. Passiamo alla votazione. Merola. Evangelisti. Sì. Ferri. Contraria. Gnudi. Contrario. Lelli. Contrario. Lembi. No. Mengoli. Tutto. Monesi. Monesi. No. Palumbo. Mi astengo. Persiano. Contrario. Ruscigno. Contrario. Santi. Contrario. Bene. Erika. Seta. Contrario. Tinti. Contrario. Veronesi. Anche in questo caso 12 contrari, uno favorevole e uno, due astenuti. Anche questo emendamento non viene approvato. Quindi adesso possiamo pensare alla votazione del testo. Prego. Sì. Del testo della delibera, quindi del regolamento, così come depositato agli atti. Merola. Ah, qui facciamo doppia votazione, quindi abbiamo... Ah, non c'è l'IE, scusate, facciamo solo una votazione. Allora, favorevole Merola. Evangelisti. Contraria. Ferri. Favorevole. Gnudi. Favorevole. Lelli. Vole. Lembi. Vole. Mengoli. Astenuto. Monesi. Vole. Palumbo. Favorevole. Persiano. Favorevole. Ruscigno. Favorevole. Bene. Santi. Vole. Seta. Favorevole. Tinti. Favorevole. Veronesi. Favorevole. Bene.
13 voti favorevoli, un voto contrario e un astenuto. La delibera è approvata, non c'è l'immediata eseguibilità, quindi seguirà la pubblicazione normale. La ringrazio, segretario. Non avendo interpellanze e interrogazioni, direi che possiamo salutarci. Ringrazio tutte e tutti, alla prossima seduta. Arrivederci. Arrivederci. Buona serata. Buona serata.